A noi interessa sapere all'inizio dell'anno il costo all'inizio dell'anno quando si comincia a rigare, vogliamo sapere il prezzo dell'acqua, così un'azienda si fa il conto se deve rigare o non deve rigare. Questa è la cosa che noi chiediamo soprattutto, e poi chiediamo che l'acqua non venga aumentata. Così oggi Nino Ciaccio, tra i promotori di un comitato spontaneo di agricoltori che non si sono ancora rassegnati all'idea che il consorzio di bonifica infligga loro gli aumenti del costo dell'acqua per uso irriguo, questione per la quale il comitato in questione si è anche attivato con una raccolta di firme. Voi vi siete organizzati in movimento spontaneo, quanti siete? Ma siamo all'incirca, l'ultima riunione che abbiamo fatto c'era un'ottantina, 100 persone. Vi siete affidati ad un legale? Sì, ci siamo appoggiati a un legale, però c'è molta gente che ci segue perché ovviamente il problema non è che una questione di appartenenza o di sindacato, oppure qua il problema è di tutta l'agricoltura, perché considerando come stanno andando le cose in agricoltura, cioè, molte aziende sono in pericolo di fallimento, quindi non si può pretendere che si aumenti ancora il costo dell'acqua, e quindi molta gente è contenta di tutto il lavoro che stiamo facendo, la raccolta dei fimi, gli impegni che abbiamo preso con l'avvocato, quindi ci stanno seguendo. Agli agricoltori manca perfino la certezza dei loro consumi, denuncia Nino Ciaccio. Abbiamo altri vari punti, tipo la misurazione del consumo di acqua in metri cubi sul campo, non all'inizio diciamo, dove viene aperta l'acqua. E quindi ogni utente deve vedere quanto acqua consuma, perché l'impianto dell'irrigo è fatiscente, quindi nel percorso dell'acqua si perde, c'è dispendio di acqua, e che poi ogni azienda Lo pagate voi. lo paghiamo noi. Quindi in questa maniera, mettendo un contatore alla bocchetta dove si attinge l'acqua, ogni agricoltore sa quanto consuma e sa quanto deve pagare. Ciaccio che poi non esita a polemizzare con le organizzazioni sindacali, chiarendo la ragione per la quale questo gruppo di produttori ha deciso a un certo punto di agire in autonomia. Cioè, io sono stato sempre uno aperto a tutti, ho cercato sempre di collaborare, di discutere con i sindacati, però vedo che abbiamo trovato sempre le porte chiuse. Non è una questione di movimento spontaneo o non spontaneo. Cioè, vedendo un agricoltore, vedendo che non c'è nessuno che si occupa delle difese, dell'attività sindacale dell'agricoltura, quindi per questo motivo nascono questi movimenti così improvvisati. Oltretutto, il mio non è un lavoro, il mio di chi sta collaborando. Non è un, noi non facciamo i sindacalisti, noi siamo agricoltori, dobbiamo continuare a fare gli agricoltori, però non essendoci nessuno che si occupa dei nostri problemi, ovviamente vengono fuori queste iniziative.